Siamo molto contenti, avevamo bisogno di fare una partita importante. Penso che abbiamo controllato la partita dal primo minuto, che siamo stati bravi comunque a seguire bene il piano partita. Sapevamo ovviamente che Sassari è un'eccellente squadra e siamo stati bravi nel limite del possibile a limitargli un pochino il post-up e allo stesso tempo cercare di essere aggressivi sul loro tiro da tre punti, essendo la migliore squadra del campionato. Fortunatamente siamo stati bravi a portare avanti tutto il percorso. Abbiamo fatto un extra sforzo sui rimbalzi. All'andata perdemmo con un canestro di Jarvis all'ultimo secondo e Sassari prese 18 rimbalzi d'attacco. Sto giro siamo stati molto più bravi noi controllando i rimbalzi difensivi e anzi riuscendo ad avere degli extra rimbalzi che ci sono aiutato molto. Quindi bene così, adesso è importante riuscire a mettere la stessa energia, la stessa attenzione e concentrazione anche in casa già la domenica prossima. Settimana di lavoro. Trento ha giocato una partita perfetta, complimenti a loro, hanno giocato bene in difesa, in attacco, sono andati con grande costanza rimbalzo d'attacco, complimenti a loro, hanno giocato veramente molto bene, sono stati avanti tutta la partita e hanno vinto meritatamente. E io non posso che, come al solito, ringraziare i miei ragazzi perché hanno combattuto. È vero che abbiamo iniziato un po' magari sottotono, però ci sta ogni tanto magari di essere un po' scarichi all'inizio e poi hanno sempre fatto quello che dovevano fare in campo, però ripeto, la costanza di Trento è stata incredibile. Ripeto, hanno vinto meritatamente, ma ci vuole, come sempre chiaramente anche nello sport, ci vuole un po' di fortuna. Loro l'hanno avuta e l'hanno sfruttata nel migliore dei modi, anche l'ultimo canestro insomma è figlio un po' di è stato molto bravo Alessandro Gentile, non voglio assolutamente togliere nessun merito, anzi per l'amor del cielo ha fatto una partita pazzesca e sta giocando molto bene, sono contento per lui. Però ha segnato di tabella, ecco, insomma non penso che l'abbia dichiarata prima, ma indipendentemente da questo, ripeto, hanno condotto 40 minuti, quindi hanno vinto meritatamente. Ma non ho nulla da rimproverare ai miei giocatori, spesso parlo di meriti e demeriti, oggi ci sono grandi meriti a parte di Trento e dobbiamo essere lucidi, è consapevole del fatto che questi ragazzi anche oggi i miei ragazzi hanno giocato con grande intensità, eravamo riusciti ma veramente con i denti e con le unghie ad acciuffare un pareggio che speravamo ci potesse dare la possibilità di giocarci in supplementare e in una situazione del genere, ripeto, è stato un mezzo miracolo, quindi vedo nettamente il bicchiere mezzo pieno, sono contento di quello che i ragazzi stanno facendo e che hanno fatto anche stasera. Domande? Guarda, devo dire la verità, l'unica cosa che abbiamo forse fatto, che l'ho detto anche alla fine della partita ai miei giocatori, gli abbiamo dato la possibilità fin dall'inizio di prendere confidenza, hanno tirato molto bene a tre punti, non tutti i loro giocatori tirano molto bene a tre punti, quindi è normale che se giocano a questo livello qua è perché hanno altre caratteristiche, poi in più se fanno anche canestro da tre punti è logico che diventa veramente difficile giocare contro loro, una squadra che comunque è attrezzata per fare l'Eurocup, quindi dispiace perché siamo abituati a vincere poi fondamentalmente e questo è anche di per sé per certi versi una cosa positiva, no? Perché questi ragazzi ci hanno abituato bene. Era molto tosta, Trento ha disputato un'ottima partita, devo fare i complimenti a tutti loro perché veramente hanno giocato in maniera super. Noi abbiamo provato a mettere i bastoni tra le ruote, sistematicamente ci hanno fatto canestro in maniere anche strane.
sono quelle partite dove tra virgolette tutto ti va male e comunque sono fiero di, della mia squadra che abbiamo lottato fino alla fine nonostante magari eravamo un po' sulle gambe dopo doppia trasferta, tornati il giovedì sera e sabato siamo ripartiti subito con quest'altra partita. Penso si vedesse che eravamo un po' così, un po' a rallentatore, tra virgolette, ma penso che non debba essere una scusa, però bisogna essere consapevoli di questa cosa qua, nel senso di tenerne conto per quanto riguarda le valutazioni. Sicuramente il fatto che non abbiamo mollato fino alla fine, anche quando veramente ci stavano, a loro stava entrando qualsiasi cosa e noi in attacco eravamo macchinosi e sempre un secondo in ritardo, non abbiamo mai mollato, abbiamo cercato di far qualsiasi cosa e alla fine eravamo lì, l'avevamo riacciuffata e poi abbiamo visto tutti com'è finita, quindi purtroppo non abbiamo i due punti, però abbiamo il fatto che sappiamo, abbiamo dimostrato una volta ancora il carattere che fa parte di questa squadra. Sento di dire, parlando anche per Ale, al 100% che non era una tabella dichiarata questa volta. Però all'andata avevamo vinto anche così, ovviamente in una maniera anche rocambolesca, quindi queste cose, se, per quanto riguarda la mia scaramanzia, le mie cose, sono contento che sia successo oggi, piuttosto che magari in una partita un po' più importante avanti, quindi se proprio devo perdere e devo perdere in questo modo qua, meglio che perdo questa che piuttosto magari una partita più importante avanti, così siamo pari nel karma del basket, diciamo. Prestiti personali Banco di Sardegna, trasformiamo piccoli passi in grandi traguardi. Banco di Sardegna, gruppo Bipel.